Il 2017 è stato senza dubbio un anno d'oro per l'export italiano, che ha registrato un più 7,4% rispetto al 2016 e un record assoluto di circa 450 miliardi di euro. Il peso del nostro export sul PIL è passato infatti dal 28,9% del 2013 al 33,5% del 2016. Nel corso dell'ultimo biennio ci siamo concentrati sul rafforzamento del Made in Italy all'interno della grande distribuzione. Oggi siamo fieri di poter affermare che ci sono circa 3.400 imprese italiane che sono entrate nei nuovi canali di vendita internazionali e nell'e-commerce. Le nostre priorità per aumentare il numero di aziende esportatrici abituali sono proseguire e rafforzare il piano straordinario di promozione del Made in Italy, rafforzare la struttura manageriale dell'impresa per aiutarla a competere sui mercati con strumenti di successo quali Temporary Export Manager, valorizzare i campioni italiani del Made in Italy con misure come il piano Alti Potenziali che puntano ad aumentare il numero delle esportazioni delle medie imprese, rendere sempre più efficace la finanza a supporto per l'internazionalizzazione con una collaborazione sinergica insieme a SACE, SIMEST e il gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Aiutare le imprese a realizzare dei marchi propri, così da aumentare il valore del Made in Italy nel mondo. E per le PMI, incentivare la partecipazione a fiere internazionali all'estero attraverso una deducibilità maggiorata delle spese sostenute. Credere nell'impresa italiana significa permetterle di raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi, rimanendo il punto di riferimento della qualità e della creatività italiana a livello internazionale.